Attilio Romanò, 29 anni, team leader per una compagnia telefonica. Collabora in un negozio di telefonia a Capodimonte. Abita a Miano, quartiere limitrofo a quelli di Secondigliano e Scampia, dove è in corso una sanguinosa faida tra i clan di Camorra, che miete vittime innocenti. Il 24 gennaio 2005 alcuni camorristi entrano nel negozio. Sono armati. Attilio tenta di mettersi al riparo, ma i killer fanno fuoco più volte, uccidendolo all'istante. Il vero obiettivo dell'agguato non è lui, ma il cogestore del negozio, Salvatore Luise, nipote del boss Salvatore Pariante, coinvolto nella guerra tra il clan di Lauro e gli scissionisti. Attilio Romanò è una vittima innocente di criminalità organizzata. Nessuno è solo, perché siamo tutti Attilio Romanò.